Buongiorno, mi sentite? Benissimo, sì. Benissimo. Ok, allora, intanto ho sentito tante affermazioni e volevo dire, allora, quando si parla di 5G si ripete spesso, e oggi l'abbiamo sentito parecchie volte, che è una tecnologia abilitante. È vero? Diciamo che il 5G, a me piace sempre dire che il 5G abilita oggi alcune funzionalità che prima nelle tecnologie mobili, wireless, non esistevano per il business, tendenzialmente per il business. Quindi è sicuramente una tecnologia che viene utilizzata anche nel mondo del consumo di canale perché fornisce più banda ai nostri cellulari, ma le caratteristiche del 5G, di cui oggi si è parlato parecchio, abilitano determinate funzioni che per me sono molto interessanti quando si va a parlare di business transformation. Quindi il ruolo di un operatore che ha una copertura 5G e cerca di vendere, le soluzioni grazie anche a questa tecnologia, perché non è solo la tecnologia 5G, ma è l'insieme delle tecnologie che il cliente ha a disposizione, ci deve aiutare a far capire al cliente quali sono le caratteristiche principali del 5G per il suo business in grado di fornirgli un vantaggio competitivo sul mercato. Perché poi alla fine quello che noi dobbiamo fare oggi è dare valore grazie alle tecnologie al nostro cliente per far sì che lui abbia successo. Per fare questo, per esempio, ho fatto un paio di esempi, non parliamo di use case, ma di esempi, per far capire bene, alcuni dei vantaggi del 5G. Oggi si è parlato di latenza. A me piace più che latenza parlare di determinate garanzie di servizio. Cioè, oggi, grazie al 5G, è possibile fornire su determinate applicazioni mission critical. Quindi, quando si parla di mission critical, per me non sono solo mission critical imprese nel mondo della sicurezza pubblica, di cui adesso vi farò degli esempi, ma anche mission critical per il business dell'azienda. Prima si è parlato per esempio di porti, di chiunque si muovono, ma anche di business diversi, dove io grazie al 5G posso garantire un determinato tipo di banda, un determinato tipo di performance, che sono la latenza, la banda, eccetera, anche in condizioni, critiche. Quindi, per esempio, facciamo un esempio di sicurezza pubblica. Nel momento in cui avviene un disastro, c'è cioè un terremoto, oppure quello che sta succedendo purtroppo in questi ultimi giorni, il caso Ischia, è possibile garantire, per esempio, la sicurezza pubblica nel momento in cui deve intervenire in una determinata situazione critica, dove magari le reti possono andare al collasso perché vengono utilizzate da tutte le persone per cercare di comunicare, per garantire un determinato livello di qualità che serve alla pubblica sicurezza, per esempio per utilizzare questa tecnologia, per esempio per il lancio di droni, per il controllo del territorio, per le comunicazioni, quindi il push to talk per le comunicazioni, tutto quello che serve, quindi tutto quello che oggi la tecnologia ci permette di fare per velocizzare le operazioni di soccorso e di sicurezza, di messa in sicurezza. Per esempio, in passato abbiamo fatto una sperimentazione molto interessante con l'Università dell'Aquila, per far sì che abbiamo fatto una sperimentazione che faceva in modo tale che nel momento in cui tramite alcuni sensori si iniziava a intercettare, la possibilità di un terremoto, grazie al 5G si comunicava a determinati sensori di, per esempio, chiudere i condotti dei gas, i condotti dell'acqua, per prevenire chiaramente disastri peggiori di quelli che potesse fare il terremoto, oltre alla situazione alla cittadinanza. Quindi questo è per esempio un esempio pratico di come il 5G può essere utile all'interno delle mission critical. Se guardiamo per esempio mission critical business, come diceva prima il collega di Opnet, per esempio guardiamo i porti, tutto quello che deriva dalle garanzie che può dare una trasmissione per esempio di gru, la comunicazione di automazioni industriali, oltre a tutto quello che può consentire a livello di sicurezza rispetto ad altre tecnologie 5G, questi sono i vantaggi. Quindi io quello che dico sempre è vero quello che ha detto il collega di Opnet, che noi siamo fornitori di tecnologie di connettività, però dobbiamo sederci spesso con il cliente e far capire effettivamente i reali vantaggi
queste tecnologie hanno all'interno del business. Faccio per esempio un esempio, spesso mi trovo a parlare con magari proprietari di stadi oppure chi utilizza società sportive, loro per esempio hanno un tema importante che è il tema di cercare di mantenere diciamo, le nuove generazioni diciamo, degli stadi perché iniziano ad andare meno, diciamo, si distraggono, non riescono a stare 90 minuti con la partita, quindi hanno bisogno di tecnologie che abilitano magari nuovi modelli di business che permettono magari alle nuove generazioni di utilizzare, per esempio, all'interno di uno stadio la realtà aumentata, interazioni diverse, quindi cercare di costruire nuovi modelli di business che permettono di mantenere una competitività all'interno del mercato. Ecco, queste tecnologie permettono di farlo. Prima, per esempio, il collega di Engineering ha parlato del gaming. Di queste tecnologie, se andiamo a guardare il metaverso, oppure tutto quello che è l'augmented reality per la manutenzione predittiva, ecco, tutto questo tipo di tecnologie vedono nel 5G la miglior soluzione in termini di costi e di efficienza e di valore per costruire nuovi modelli di business che possono essere a vantaggio delle operation, quindi ridurre i costi di un'azienda e migliorare la produttività di un'azienda, o dall'altra costruire un nuovo modello di business. Quindi il nostro ruolo come Wind3 è quello di cercare di essere i consulenti delle aziende e far capire loro, tramite degli esempi e tramite diciamo, quello che stiamo facendo con altri clienti, quali possono essere i loro modelli di business e guidarli, insieme anche ai nostri partner, verso questo tipo di nuovi use cases. Quindi questo è un po' quello che cerchiamo di fare. Noi ci crediamo molto nel 5G, abbiamo una delle coperture diciamo, più ampie d'Italia, circa il 96% della popolazione è coperta con il 5G, di cui il 60% con la copertura stand-alone, quindi la copertura diciamo, dove possiamo permettere diciamo, il massimo delle performance del 5G. Abbiamo già vari progetti dove andiamo a utilizzare anche soluzioni di edge computing, dove appunto esistono delle situazioni di business critical dove serve un determinato tipo di performance, di latenza e di struttura architetturale dell'applicazione cloud fatta in modo tale che sfrutti le funzionalità dell'edge, quindi questo è quello che mettiamo a disposizione dei nostri clienti. Grazie.